è una femmina che è capace di rurmi a cussi assai. Questa, trovo sempre e dappertutto. A notte o giorno non sapevo manco che sono. L'altro ieri, stevo marinda a sta schifezza villaggio e ci mettettemo un sacco di tempo per radunare un po' di gente. Che te la raccomando. Uomini che ci sputavano in coppe piene, femmine che alluccavano, era tutto un concerto pieno degli astemma. L'aria si era fatta gialla tanto la fidanzia. E che ste che fa? Eravamo appena cominciato punto, che la carandella stecchita, s'accuccia e non si sveglia. E sogna, e che bei sogni che fa. E poi te li racconta. Di tutte le ingiustizie che ci stanno rinda sta chiave che non, io questa non riesco proprio a capire, che oltre a tutto ci è dato pure di sognare. È il sogno di tutte, è la punizione più grande. Buongiorno, benvenuta nel mondo. Dove sono, Serafì? Ma nel vostro letto di piume, madama Luisa. Come vi sentite? Stavolta l'ho finito il mio sogno. Se chiudo gli occhi la vedo, la mia città, coperta di cupole dorate. E sul mare, il Vesuvio che sbuffa. Questo non ve l'avevo ancora raccontato. È successo da po' che uno zoticone c'è trasuto per sotto a gonna e se tante case condurceva con Manu Capitone, che esse ci ha dato una mazzata in capo ed è caduto a terra stecchito. Da allora, nei sogni, pensa di essere un grande architetto e quando si scede, è com'è bella la mia città, è com'è grande la mia città, è com'è profumata. E il mare! Avessi visto il mare! Ma che dico, ci stiamo pure tu. Ci siamo andate insieme stavolta. Sì, madama Luisa, ma adesso basta parlare di sogni che la gente si annoia. Mi piace quando mi chiami madama Luisa, lo trovo appropriato. Appropriatissimo. Mi fa venire in mente quando mio fratello una volta mi portò da una maga che mi lesse la mano e il volto e mi chiese dove sei nato, piccirè? E io risposi che ero nata proprio nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio. E questa disse: madama Luisa, voi siete nata per l'amore romantico. Serafì, che conto facciamo stasera? Non ci ho già ancora pensato. Facciamo quello che mi piace a me. Ma da voto, chi lo facciamo ogni tre sere non va mai a farne buono. E stasera ho un buon presentimento, per via del sogno. E va buono. Navighi tra onde di corpi e di mani, o dalla solitudine dei colli la guardi. Che tu ci venga per partire o per restare, alla mirabile vista ti attardi della terra che si curva e il mare abbraccia, e della brezza che l'acqua arriccia.
sul mare all'improvviso, in un giorno di settembre del 1798, s'affaccia una magnifica galea. E mentre questa si stacca dal molo, un suono di campane, poi un altro. Tutte le chiese chiamano a festa e dai palazzi esplodono salve di cannone. E sulla galea, mentre si allontana, c'è un gruppo di uomini adornati di stemmi e merletti. E tra questi spicca uno, accompagnato da un brusio di voci che chiama: Maestà! Maestà! Certo, ma a chi sto saccio? È Ferdinando Nasona, proclamato re d'Utopia per grazia di Dio e fin quando ai Lazzari piaccia. Me lo ricorda ancora la prima volta che lo vidi. Avrà avuto 13 anni, steverinda carruzzella scupurchiata, con quel suo viso color mattone sotto la parrucchina candida. E guardalo mo, tutto tempestato di diamanti, che con quel naso a uncino pare voler scavare nel ventre di tutte le femmine. Tutto cosa pare, tranne da un re. Se non fosse pa mogliere che ci ha imparato un po' educazione, non fosse capace di dicere una parola sensata. S'affeziona ad ogni genere strambaria. Dicono che nei giardini di corte saltellino canguri e che nel periodo di Natale l'unica questione di Stato che gli interessa è la costruzione no prosepie. Ma il popolo lo ama più di ogni altro sovrano che mai avuto e mai avrà. E certo, perché Ferdinando alle passioni del popolo non si nega. E purché non si tratti di governare lui, le professioni le pratica tutte. Ma quello che più gli piace è vestire i panni rovesciaiuola e uscire al largo di Capoposillipo. E quando fa una pesca grossa, torna a terra e comincia a esporre la sua mercanzia su un bancone con tanto di strepitio di voci e corpo. Diamo, facciamo un resto, dalla roba mia non dura. Guardate sto punto e decidono se non va lo cuore un creatura. Adduratelo, pigliatelo rinde in mano e sia bocca vostra in tutto suo dito, cariendo tutto di un mondo. Allora, succhiata vino. E come ci piaceva essere papà, la roba sua era più cara. E tra quelli che non sopportavano c'erano gli uomini che se la mandavano e volevano contrattare sul prezzo. Diamma, facimmo un presto, che qua a mangiare e a bere siamo tutto quanto bravo. Gli soffortinato, orrere pisciaiolo, poi ciò è male, mettitelo in testa, che questa città è una vacca e io la voglio fare grassa. Poi se ne ritornava a palazzo col guadagno della giornata. E Dio solo sa che cosa le faceva. E sulla galea c'è pure la regina, in un gruppo di donne un po' nascosto. Bella potesse pure essere Maria Carolina, ma il corpo suo le si è fatto grosso, la fronte a da rughe segnata e le labbra arrosicchiato con denti affilati. Il collo lei si tocca di continuo, perché a sua sorella, che in Francia regnava, le tagliarono la capa. E da allora il gelo della lama la regina si sente sempre addosso. Per il re, a cui è stata destinata, non prova un unico sentimento, ma alterna disprezzo, repulsione e indifferenza. Insomma, ma schifo proprio. Lise, ma che sta succedendo? È il Vanguard! E sulla prua c'è il commodoro Nelson! Oh, oh, oh! Nelson manda un biglietto alla regina in cui dice che ha sconfitto l'esercito francese ad Aboukir, infliggendo un'orribile sconfitta a quel popolo di Francia e a quel generale nano che lo guida. Lì sei magre. Il mare è in tempesta e non vedo più né il vascello né il bannard. L'azione di Nelson a niente vale. I francesi marciano su Roma per conquistare il regno e Ferdinando manda 67.000 uomini in armi, ma giunti allo scontro qualcosa va storto. Siamo in dicembre e Ferdinando che a fabbricare il presepio intento
è costretta a lasciare il palazzo. La folla lo acclama come se fosse un santo. Egli l'attraversa e, sforzandosi di fare voce grossa, urla: vincerò o morirò per voi! Saluta canguri e figli! Aizuwol e Salavuerna! Ma prima fa prelevare dal tesoro del Banco di Pietà 2 milioni di ducati, li trasferisce in Castelnuovo e se li porta in Sicilia. Inoltre, rischiando dalla tempesta d'essere travolto, la regina verso Utopia si volta e dice: solo il popolo ci può portar soccorso, che i gentiluomini son pronti alla rivolta. Da anni attendono nel buio nascosti e come serpi sibilano a ogni orecchio. Ulimbagava la regina, l'indosecchio! Questa volta il re le dà ragione e sghignazza sotto il muso, perché prima di fuirsene ha parlato col cardinale Ruffo. Maestà, a religione, a monarchia famma, sono gli unici dei che il popolo ascolta. Tu no furio, ma una guardia farò mettere ad ogni muro e ad ogni porta, perché senza re il popolo da me troverà conforto. E prima che dei francesi inizi la rovina, Kist, la città, l'avranno già distrutta. E dicendo questo, mettono su un esercito di gente malamente che hanno pigliato tra campagne, città e galere di Stato. E Ferdinando proclama: i francesi, presso i quali tutto ho fatto per vivere in pace, minacciano di penetrare in Utopia. Correrò con poderoso esercito a sterminarli, ma frattanto si armino i popoli e rammentino l'antico valore. Chiunque fuggisse dagli attruppamenti in massa verrà punito come nemico a noi, ribelle alla Chiesa e allo Stato. E il cardinale Ruffo aggiunge: non importa che non siete surdato, che siete putucane, ladri o puttane, si è gambettonito buono o non gammonato, basta che ha pigliato un bastone e ha affugato sta rivoluzione. E si fa matonito, pigliate un curtiello, accerete un giacobino e magnate a ville! E non si sa perché i lazzari, che non sanno né leggere né scrivere, capiscono tutto cosa. Ma anche fosse stata voce di Dio ci ha parlato rin del orecchio. Allora, prima portano in processione o sangue San Gennaro, poi si armano come soldati e incominciano la battaglia. Pure fra gli eletti c'era chi si domandava:
perché non prendiamo noi in mano il governo e ci facciamo la legge che più ci aggrada? No! Piuttosto diamo ai francesi ostello e preghiamo che se ci chiedono un riscatto, questo non sia poi troppo alto. Questo popolo di tutti è il più sfortunato, perché non solo è sconfitto e infelice, ma troppo avvezzo ad essere comandato. Che siano spagnoli, francesi, austriaci, poco importa. Per secoli il gioco ha portato e ad essere libero non è abituato. È meglio se in Spagna la mandiamo la richiesta che ci mandano un re. È in fretta! Ma quello che gli eletti non sanno è che da tempo si è stabilito un comitato di patrioti che per sfuggire al tiranno stanno nascosti. Ma adesso è giunto il momento che alla luce escano dalle loro tane. In una notte Castel Sant'Elmo è stata espugnata. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son des canons. Monsieur Veto. Ah, verità. E caghille da cumannavan, s'erano chiusa rind. I patrioti raccolti in San Lorenzo dichiarano che la monarchia è decaduta e che la Repubblica d'Utopia, una indivisibile, ha inizio! Bell'Italia ormai, ti resta, italiani, allarmi, allarmi! Altra sorte a noi non resta che di vincere, che di vincere, che di vincere o morire. Che di vincere, che di vincere, che di vincere. D'ora in avanti il popolo vivrà in un governo democratico sulle basi della libertà e dell'uguaglianza. La Repubblica d'Utopia avrà una Costituzione e, volendo ovviare a dispute inutili, invitiamo la nazione francese a mandare dei legislatori perché le facciano un dono così prezioso. La Repubblica d'Utopia si impegna a difendere le altre repubbliche d'Italia e a provvedere di vestiari, armi e di un corrispondente mantenimento delle truppe francesi. Il 21 gennaio 1799 è proclamata la Repubblica. Il 23 Championnet fa il suo ingresso in città. Ah, mo ho capito quello che Championnet stava aspettando. A guerra non la faceva perché la città la voleva essere regalata. Il generale cammina tra la folla attonita e con ampi gesti di mani e braccia a tutti sorride e tutti saluta. Gioite, popolo d'Utopia, siete liberi e se saprete de godere del dono della libertà, l'esercito francese si chiamerà Esercito d'Utopia a sostegno delle vostre ragioni. E per aver dei Lazzari la fiducia, il generale promette che mai da lui la chiesa verrà distrutta. Davanti al sangue del santo si inginocchia e prima che da terra si sia levato, questo si scioglie e il popolo urla: Championnet! Championnet ha fatto un miracolo! Lo sapeva! Thank you.
la gente. Sti brurmelli di chi è durm? Vedrai che tu non vedi un palmo dal tuo naso. E guarda. E allora, cavista guarda. Serafì, questa è utopia. Ci siamo arrivate. Lisetta, utopia non esiste. Ma te lo giuro, è proprio come nei miei sogni. Vieni qua. Tocca. Tocca. E tocca. E stoffa. Stavamo facendo un punto. Tu sei scordato. Eppure a così me l'ha giusunnato. Serafì, che stai facendo? Fammi vedere. Mi hai fatto tu l'indeffa in mano. Mi stavo facendo due punti. Forse che siamo veramente a utopia. Devo mettere a posto dei miei affari. Allora ci credi che ci arriviamo un giorno a utopia? E perché no? A forza di truttanna con che parte prima arriva. Di tutti i sogni che puoi concepire, quello della Repubblica è il più sublime. Perché inventare un nuovo stato simile a un dio ti fa sentire che il mondo possa essere rifatto da capo. Championnet non è in città da manco un giorno che già dà ordine di creare un nuovo governo. E mentre aspetta che i cittadini imparino ad usare le loro libertà, tutti i patrioti richiama in città e dalle galere libera i cattivi. E per dare alla Repubblica protezione, il suo esercito mette a disposizione. È strano. Qui dice che Championnet, per liberare il paese dall'oppressore, abbia chiesto l'elargizione 2,5 milioni di ducati. Per virtù, saggezza e comprensione, gli uomini del governo non hanno eguali. E mentre in città si aspetta la Costituzione, vengono rifatti municipio e tribunale. Di Vespa è cacciato via lo sciame che infesta la corte dei conti, al solo scopo di riparare i danni fatti dal re per lunghi anni. Il re si è portato via tutti i denari, e non che la cifra fosse alta, perché ben più alta è la somma di quanto ammanca. Vergogna di istituti sacri che facevate guardia agli stranieri, adesso a sconsacrarvi è stato uno che di utopia cittadino si diceva. Di tutti è stabilita l'uguaglianza, eppure si è abolita la moda spagnola. Non vestiamo con meno eleganza, perché si fabbricano sete ogni ora a San Leucio, che la città dalla collina guarda. In ogni stanza notte e dì si lavora, e vi vengono chiamati pure artisti stranieri a fare di utopia il ritratto vero. Anche il tempo viene riformato. Via il vecchio calendario della tirannia esempio e spazio a quello dei francesi che delle nuove libertà è segno. Vendemmiaio, frimaio, brumaio, nevoso, piovoso, ventoso. Dite! Qua la situazione è grave. A Repubblica non deve denaro, né per pagare al francese le rate e né per fare un nuovo governo. È come se non bastasse nel mese di gennaio. Nevoso! Eh? Devi dire nevoso, hai detto gennaio. E come se non bastasse nel mese di nevoso, va buona così. Si è dovuto ricoprire gli interessi sulle bancali, perché le fedi di credito che il re ha fatto stampare erano vuote. Non c'è stanno denaro. E se il denaro non comincia a suonare, che le gambe viste fa al popolo in rivolta, ci parla solo la festa e Pierre Rust. Fammi pensare a una soluzione. Trovato! In una repubblica di eguali, il popolo ha da partecipare alla decisione. Manderemo un annuncio sul giornale, avvieremo una discussione, solo dopo decideremo cosa fare. Lise, ma tu veramente stai facendo? Veramente pensi che la decisione possa essere presa dal basso? Perché no, c'è già un progetto. Un tale Francesco Liberatore propone di fare un massiccio intervento per ritirare le cambiali dalla circolazione e dare, in luogo di pagamento, un prezioso bene della nazione. Mi sembra un perfetto progetto. Lise, ragiona un momento. Qui già si pagano troppe tasse e al popolo è stato promesso che avrebbe avuto feste e pane quando qua non te ne mega magna. Qui si parla solamente e si fanno solo comitati. La Costituzione non è ancora stata cominciata e si dice che il Borbone, in Sicilia,
abbia costituito un esercito di bifolchi e di gente malamente. Lise, qua è in pericolo la rivoluzione. Giammai, la salverà l'amore. La maga che lesse il futuro sul mio volto, acerbo di bambina, nel dirmi che ero nata per amore, si rivelò al fine indovina. Per amore di mio marito due volte finì in prigione, e altre tre ebbi la pancia piena. E quando questo se ne scappò in Sicilia, io per amore della Repubblica mi feci madrina. Non che ne avessi la vocazione, ma da quando mio marito era scappato, il mio salotto divenne stazione per ogni genere di rifugiato. E un giorno mi fu dato in pensione un uomo così malandato che quasi a morte era destinato. Io lo curai e gli diedi nome Salvato. Ma poiché aveva ancora un marito, pure se corresse ne era fuggito, Salvato da me fu allontanato, mentre accoglievo nel mio salotto ogni genere di spasimante. E tra questi c'era un tale, che era figlio di un ricco mercante. Gennaro Baccher si chiamava, in casa mia veniva in ogni istante, si inginocchiava, il petto batteva, sulle mie mani passava la fronte e urlava. Luisa, perché mi affliggi? Lo so che non mi ami, ma almeno fai finta. S'era nel mese di Germinale, e mentre il mio cuore languiva a pensare Salvato lontano, che dalla rocca di Sant'Elmo vegliava a difesa di tutti i repubblicani, già correva voce tra il popolo che Nelson dal mare su Utopia puntava i cannoni, mentre i Lazzari armati di bastoni facilitavano al re in città l'entrata. Una notte, che erano quasi le due, Gennaro Baccher nella mia camera irrompe. Si getta a terra come fare suole, ma non per chiedermi amore stavolta. Madama Luisa! La vostra vita è in pericolo, i rivoluzionari saranno ammazzati in una sola notte, perciò prendetevi questo salvacondotto e non dite a nessuno quel che vi ho detto. E mentre venne di nuovo il giorno e con questo una luce crudele, io ebbi chiaro di cosa avevo bisogno, era di mostrarmi al mio amante fedele, salvando della Repubblica il sogno. E mentre Baccher viene portato in prigione, io mi nascondo per il disonore. Ma all'improvviso Salvato arriva, mi guarda, mi prende a Sant'Elmo, mi porta e grida. Ecco a voi, signori, la donna che la patria ha salvato. A donna a Sant'Elmo, la bellina, il grado c'è di giù che venga in mezzo. Luisa mia bellissima molina, che posi giusta più. E molinaretta mia, molinaretta, molinaretta mia, quanto si bella, molinaretta mia, molinaretta, molinaretta mia, quanto si bella. Vieni dentro di sogni pagina, vieni dicendo strano e figlia bella, bocca da figlia mamma di tasti. Quando la mia voglia scompagliassi, e molinaretta mia, molinaretta, molinaretta mia, quanto si bella, molinaretta mia, molinaretta, molinaretta mia, quanto si bella.
ma la salvezza è cosa illusoria. E mentre nei castelli si festeggia, per le strade la plebe è rivolta. E contro questi i repubblicani hanno timore. Allora si ricorre all'estremo disonore che mai la Repubblica aveva macchiato, ed è governare il popolo con terrore. Perché se non vogliono essere liberati, almeno che della forca abbiano timore. Bacchè e chi con lui ha comandato sono condannati alla massima pena. Sulla piazza d'armi, sulla piazza d'armi succede che il popolo è in rivolta e i giovani che contro la Repubblica erano stati, il popolo che fa? Alza le bandiere insieme all'esercito della Santa Fede e intanto i castelli cadono ad uno e l'albero della libertà viene bruciato. I Lazzari si vantano l'un con l'altro di quanti giacobini s'hanno magnato. Il 21 giugno Oronzio Massa firma finalmente la resa. I primi a morire sono i generali, Francesco, che al sovrano osarono disobbedienza. Eleonora Pimentel Fonseca. Poi è la volta di chi coi giornali della Repubblica Antonio Raffaello Doria. Andrea Fiorentino. Infine a chiunque ha abbracciato i suoi ideali, Francesco Fedeli. S'ordina che venga tagliata la gola Chiari. Francesco Ferro. Nicola Fasulo. Il patibolo in piazza Mercato rimarrà finché il pozzo di sangue non si sarà saziato. E quando sulla nave, finalmente, Oronzio Massa sale, una donna si era messa a strepitare che con lui la prende e a terra non la lascia. Insieme presero la via del mare e a chiunque gli chiedesse chi quella donna fosse, lui rispondeva: è mia moglie. Ora il corpo suo dilaniato piango, gli accarezzo il petto, dei proiettili trafitto e nel sangue suo tutta la faccia mi cospargo. E a chi mi chiede con quale diritto della vedova io faccio la parte, io urlo: quest'uomo è mio marito. E se dell'unione volete la prova, io chiamo il mio corpo a testimonio. Signorina. Lise? Niente. Non rispondo.
dove ne si accorge?